Ma intanto cominciamo a goderci questi quattro nuovi mezzi che, come avrà detto il presidente della provincia, la provincia ci assegna incomodato. Sono mezzi che sono stati finanziati da un bando che la provincia è riuscita a vincere, arrivando prima in questo bando, quindi motivo di soddisfazione. Saranno destinati alle aree interne, questo ci permetterà di liberare dei mezzi che già abbiamo lì per destinarli alle aree un po' più trafficate, che sono un po' più in sofferenza, come in questo momento devo dire tutto il comprensorio sanremese. Quindi è una boccata d'ossigeno, perché sul ruolo, diciamo, degli investimenti nel parco mezzi si gioca da una parte, diciamo, il miglioramento della qualità del servizio e anche un efficientamento complessivo della società. Il bilancio del 2019 sostanzialmente chiuderà allo stesso strego del 2018, con una sostanziale tenuta, e però sarà l'ultimo bilancio prima della realizzazione del piano di risanamento economico-finanziario, che è questo piano straordinario che dobbiamo fare per pagare i debiti che negli anni si sono accumulati. Quindi il prossimo grande appuntamento è quello di riuscire a dare avvio concreto alle manovre che abbiamo messo in atto, che sostanzialmente consistono nel vendere gli asset immobiliari per poter pagare questo grande fardello di debiti che ci stiamo trascinando.